Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti su Lele King TV. Quest'oggi andiamo a commentare la 23ª giornata della Serie A 2019-2020, che è stata veramente una giornata pazza, una giornata pazza. Perché? Perché è successo di tutto. Ci sono stati almeno tre risultati inaspettati, quello a Roma, quello a Verona, io direi, ma anche quello a Napoli e il derby con l'Inter che lo vince in rimonta, ribaltando completamente la partita. Iniziamo subito da Roma-Bologna, la Roma che ha perso 2-3 in casa contro il Bologna di Mihajlovic, gol di Orsolini, poi doppietta di Barrov per quanto riguarda il Bologna, la Roma che segna con autogol di Denswil e gol di Mkhitaryan al 72esimo e poi all'80esimo è stato espulso Brian Cristante. Roma veramente in crisi profonda, Bologna che invece vede la zona Europa League molto vicino. Poi c'è Fiorentina-Atalanta, dove la Fiorentina perde in casa 2-1. Anche questa partita è stata vinta in rimonta. Gol di Chiesa al 32esimo, poi il pareggio di Zapata al 49esimo e Malinowski al 72esimo per il 2-1 che chiude il match. Poi c'è Torino-Sampdoria, in cui il Torino ha perso per 3-1, ha preso praticamente 3 gol in 9 minuti nel finale, ragazzi. Al 55esimo passa in vantaggio il Toro con Simone Verdi, al 70esimo Ramirez segna il gol del pareggio, al 75esimo, quindi dopo 5 minuti, il gol del 2-1 e al 79esimo calcio di rigore trasformato da Quagliarella per il 3-1 finale. Al 77esimo è stato espulso Armando Izzo. Verona-Juventus, un'altra partita che non ti aspetti, ragazzi, della quale era difficilissimo pronosticare questo risultato. Non so quanto fosse dato anche, diciamo, alla SNAI o ad altre società che si occupano di scommesse sportive, ma secondo me era dato un bel po' questo risultato. Allora, Cristiano Ronaldo porta in vantaggio la Juventus al 65esimo, poi pareggia Borini al 76esimo e Pazzini sul calcio di rigore all'86esimo. Verona sesto in classifica con questa vittoria in piena zona Europa League. Poi c'è Spal Sassuolo, un'altra partita ribaltata completamente, 24esimo gol di Bonifazzi per la Spal, poi Ciccio Caputo sul calcio di rigore pareggia al 65esimo, al 90esimo Boga chiude il match a favore del Sassuolo. Brescia-Udinese 1-1. Nel finale all'81esimo gol di Bisoli che fa credere per il meglio per i tifosi del Brescia, invece al 92esimo De Paul segna il gol del pareggio. Napoli-Lecce, partita anche con molte polemiche per un calcio di rigore non concesso al Napoli sul 2-1. Calcio di rigore, l'arbitro ha ritenuto di ammonire Milik per simulazione e non è andato neanche a rivedere al VAR i replay, quindi veramente clamoroso quello che è successo. Comunque Lecce passa in vantaggio con la Padula, Milik che pareggia al 48esimo, al 61esimo la Padula risegna ancora per il vantaggio leccese, all'82esimo Mancosu fa un gol straordinario su calcio di punizione, al 90esimo Caleion accorcia le distanze per il 2-3 finale, quindi anche questo è un risultato molto a sorpresa. Il Genoa che vince 1-0 contro il Cagliari ormai non riesce più a vincere una partita, ragazzi. Con l'anno nuovo non sta andando molto bene alla squadra sarda. Il Genoa segna al 43esimo con Goran Pandev il gol vittoria. Poi abbiamo Parma-Lazio, ragazzi. Partita molto equilibrata, devo dire. La Lazio segna con Caiedo al 41esimo. Anche qui molte polemiche. E con D'Aversa, allenatore del Parma, molto molto infuriato a fine partita. Perché? Perché nell'azione del gol Ciro Immobile sembra aver preso il pallone con le mani, abbia toccato il pallone con le mani in qualche modo. E poi Caiedo che segna, infatti se voi vedete il replay del gol di Caiedo, Caiedo che si gira molto spesso verso verso l'arbitro per riuscire a capire se il gol era stato assegnato oppure no. Detto questo, comunque, complimenti alla Lazio perché con questa vittoria va a meno uno dalla Juventus in piena zona scudetto, se la può giocare fino all'ultimo e nel prossimo match c'è lo scontro diretto contro l'Inter.
E qui andiamo al derby di Milano, dove è successo veramente l'incredibile, perché il primo tempo sicuramente a favore del Milan, molto più Milan. Questa partita abbiamo seguita anche in live. Se è la prima volta che vedete un video del canale, mi raccomando, iscrivetevi al canale e andate a vedere anche la live reaction a questa partita. E il Milan passa in vantaggio con Rebic al 40esimo con assist di testa di Ibrahimovic, e Zlatan Ibrahimovic segna sul calcio d'angolo al 46esimo del primo tempo. Finisce così il primo tempo con il 2-0 per il Milan, che è andato anche vicino magari al terzo gol. Inizia il secondo tempo, l'Inter trasformata sicuramente da Conte. Nello spogliatoio si sarà fatto sentire, si saranno sentiti penso gli urli fino agli spalti. Al 51esimo Brozovic segna il gol del 2-1, al 53esimo dopo 2 minuti Vesino con un sinistro da fuori area segna il gol del pareggio del 2-2, e sul calcio d'angolo De Vrij non perdona per il 3-2 al 70esimo. Nel finale bellissimo gol di testa di Lukaku per chiudere completamente la partita sul 4-2 per l'Inter. Detto questo, ragazzi, andiamo a vedere le partite per il prossimo match e poi andiamo a commentare la classifica. Lecce Spal, Bologna Genoa, Atalanta Roma. Quindi c'è Lecce Spal che è un scontro diretto per la salvezza. Poi c'è Bologna Genoa, c'è Atalanta Roma, altro scontro diretto questa volta per quanto riguarda la zona Champions League. Poi c'è Udinese Verona, Sampdoria Fiorentina, Sassuolo Parma, Juventus Brescia, Cagliari Napoli, Lazio Inter scontro diretto per lo scudetto e Milan Torino. Andiamo a vedere velocemente la classifica: Inter e Juventus a pari punti a 54 punti, segue la Lazio a 53, l'Atalanta al quarto posto con 42 punti, segue la Roma al quinto posto con 39, Verona al sesto posto con 34. Veramente posizionamento importante per questo Verona che dimostra un grande carattere. Poi segue il Bologna che ha battuto anche la Roma a 33 punti, poi Cagliari, Parma e Milan a 32, Napoli undicesimo a 30 punti, Sassuolo 29, Torino 27, Fiorentina e Udinese 25, Sampdoria 23, Lecce che detiene il quarto ultimo posto in classifica, l'ultimo disponibile per la salvezza a 22 punti, segue poi il Genoa 19, Brescia 16 e la Spal ultima in classifica con 15 punti. Ragazzi, questo è tutto su questa giornata di Serie A. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!